È stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio il corpo della donna dispersa in seguito alla frana che si è verificata la scorsa settimana a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Il cadavere della 74enne Agnese Milanese era sepolto e ricoperto da metri di fango all'arrivo dei soccorsi. La donna era scomparsa il 27 agosto insieme al figlio 42enne Giuseppe Guadagni, che non è stato ancora ritrovato. A bordo della loro Apecar, i due sono stati travolti da un fiume di fango e detriti, conseguenza del violento nubifragio che si era abbattuto sulla zona. Intanto la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo di reato per disastro colposo in relazione alla frana di San Felice a Cancello avvenuta martedì scorso, che ha provocato un'onda di fango anomala che ha investito gran parte del paese. L'ufficio inquirente ha nominato dei consulenti tecnici per accertare le cause della frana.